Con il tecnico Menillo, allenatore della Ternana, mister, le chiedo che partita è stata? È una gara che per noi si è messa subito bene, perché l'abbiamo sbloccata presto e secondo me poi ho trovato anche il raddoppio, dovevamo gestirla un pochino meglio. Il primo tempo, il finale del primo tempo non mi è piaciuto, al di là del gol preso, troppe ragazze non hanno interpretato la gara come pensavo, cioè su un campo del genere che è un pochino particolare come fondo, il livello di lotta, di voler prevalere negli uno contro uno deve essere quello il motivo della gara. Invece noi ogni tanto abbiamo fatto un po' fatica, abbiamo giocato troppo di fioretto e poco di spada e le abbiamo riportate in partita. Poi siamo riusciti a rivenirne a capo, abbiamo, chiaro che abbiamo delle giocatrici importanti che se fanno il loro danno un'impronta diversa alla gara, però un campanello d'allarme sull'atteggiamento di 20 minuti del primo tempo, perché non mi è piaciuto. E ha parlato nella recente intervista di delle avversarie, diciamo che a livello di organico secondo il suo parere sono leggermente superiori alla Ternana, ma una Ternana che giornata dopo giornata continua a macinare punti, continua a essere lì in alto, quindi questo dà ancora più valore alle vostre vittorie, al vostro lavoro. Sì, non lo faccio per piaggeria, cioè penso veramente che Lazio e Parma hanno costruito due rose importanti e stanno facendo molto bene comunque, però noi abbiamo un'idea di calcio importante che già mettiamo in pratica dallo scorso anno e un entusiasmo di una scelta coraggiosa che abbiamo fatto con la società, quella di dare spazio a molti talenti giovani che uscivano dai campionati primavera, e questa scelta ci ha ripagato perché sono ragazzi di talento, devono fare un po' di esperienza, però insomma sono ragazze che ti aiutano tantissimo perché hanno entusiasmo, determinazione, voglia di arrivare, e questo può a lungo andare per fare la differenza, è la nostra arma per combattere queste due superpotenze. Grazie mille. Grazie a voi. Con mister Ardito, allenatore della Freedom, mister, una sconfitta abbastanza pesante, le chiedo che partita è stata? Ma innanzitutto abbiamo giocato contro la prima della classe, non dimentichiamocelo, una squadra che si è presentata con noi con 48 reti fatte, quindi prima bisogna snocciolare i numeri per capire. Non è questa la partita che si poteva, ma noi ci abbiamo provato a cercare di portare a casa un risultato positivo, però bisogna riconoscere che l'avversario è molto forte. E poi aggiungiamoci che comunque sotto l'aspetto dell'impegno non ci siamo assolutamente sottratti, abbiamo anche concesso dei gol che hanno probabilmente aiutato e hanno agevolato loro ad andare in vantaggio, però io alle mie ragazze posso soltanto dire che l'impegno c'è stato, i valori erano lì da vedere e dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e ripartire. Sapevamo che avevamo queste due partite difficilissime, vedi Ternana e la prossima non dimentichiamocela che Parma, e io credo che queste partite a me e a tutto lo staff ci è servita per guardare la rosa che abbiamo in mano e migliorarci dopo gara dopo gara. E secondo lei è più la differenza e la superiorità della Ternana o forse qualche errore di troppo commesso in questa partita? Abbiamo sbagliato sicuramente noi nelle occasioni dei quattro reti, con molta complicità nostra, cioè direi nel 60%, ma questo non deve togliere il valore alla Ternana, però bisogna essere onesti nel dire che se tu limiti l'errore, poi la Ternana lo fa magari lo stesso il gol, però ha una percentuale più bassa. Se tu lo agevoli, perché dopo 5 minuti sei sotto, credo che ti smonta un po' tutto, però ripeto, la squadra io l'ho vista giocare, non era questa la partita, noi ci abbiamo provato, le mie ragazze non si sono tirate indietro, però la Ternana in questo momento e lì in testa avrà dei meriti, le mie ragazze pian piano troveranno la matassa per cercare di uscire da questa situazione. Mettendo un attimo da parte la partita, le chiedo a che punto è il processo di apprendimento dei suoi dettami nei confronti della squadra? Siamo solo all'inizio, abbiamo cambiato tanto, non dimentichiamoci che sono arrivate anche nel mercato di riparazione delle giocatrici nuove che si stanno adattando, oggi pronti via, abbiamo avuto un imprevisto anche con la nostra giocatrice esperta come Martin, quindi non abbiamo voluto rischiare, con lo staff medico abbiamo registrato questa situazione, quindi siamo partiti anche con un handicap importante per noi, Martin è un valore aggiunto, la Tengue sta recuperando una condizione in questo momento
un po' deficitarie, però di una assenza forzata, non c'è esatto. Tecnico. Dobbiamo migliorarci, sicuro. Va benissimo, grazie mille. Grazie a lei. Con Di Criscio, difensore della Ternana, ti chiedo un commento a caldo sulla partita. Ma è stata una partita difficile, lo sapevamo quello che ci aspettava, è un campo complicato. Sicuramente ci aspettavamo una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato a inizio anno ed è stato così. Noi arriviamo da un momento un pochino difficile in squadra perché comunque ci sono tante assenze, ma questo per noi non è un alibi, anzi è un punto di forza perché le nostre compagne comunque ci sostengono sempre e siamo sempre tutte compatte. È normale che il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare bene per portare a casa il risultato. Il vostro allenatore ha detto nella scorsa intervista che sente di avere qualcosina in meno a livello di organico rispetto alle avversarie. Anche a voi nella squadra arriva questo tipo di messaggio? Sentite lo stesso tipo di concetto o pensate di essere comunque? Ma noi lavoriamo su noi stesse, lavoriamo con quello che abbiamo e credo che tutte le compagne sono all'altezza per fare questo campionato. Non ci confrontiamo con le altre, noi guardiamo in casa nostra, lavoriamo giorno per giorno per affrontare la settimana e cerchiamo di recuperare quelle che possiamo recuperare per affrontare la domenica al meglio. Comunque prima parte di campionato davvero perfetta, ti aspettavi una Ternana così in alto? Ma rispetto all'anno scorso abbiamo acquisito sicuramente molta più consapevolezza della nostra forza. Aspettarsi una partenza del genere è un pochino difficile inizio anno, è ovvio che i risultati vengono strada facendo, abbiamo lavorato bene, abbiamo uno staff che ci mette a disposizione tutto, la società a inizio campionato ci aveva dato un obiettivo maggiore rispetto a quello dell'anno scorso e credo che noi stiamo facendo il possibile per arrivarci. Grazie mille. Grazie a voi.